questa roba. Ecco, il tema è abbastanza chiaro da quello che dici, quindi diciamo che potremmo anche essere all'anno zero dell'aperitivo, inteso come è stato inteso dal 2000 a oggi sostanzialmente, no? E in questo io credo che il vino potrebbe trarre giovamento da un momento di riqualificazione complessivo dell'occasione di consumo. Filippo Cesarini Sforza con Duca di Sala Paruta ci ha pensato a questo tema e recentemente hanno lanciato due vini specifici per l'aperitivo, con delle caratteristiche organolettiche, sensoriali specifiche per questo. Ma al di là, come dire, della pubblicità intrinseca, mi interessava capire se in quello che si è detto fino ad oggi lei come produttore di vino e quindi come fornitore della bevanda che può diventare la bevanda principale, anche perché io credo che sia Moreno Cedroni sia Laura condividano il fatto che nell'offerta dell'aperitivo il vino può avere un ruolo centrale molto più che non la bomba superalcolica, no? E quindi in questo, nel cammino di riqualificazione dell'aperitivo, che ruolo vede nel vino? Grazie, buonasera. Dunque, noi come azienda vinicola effettivamente abbiamo riflettuto molto su questa opportunità, perché il vino fino ad oggi ha sempre vissuto un po' a latere nel mondo dell'aperitivo, se non nell'ambito della ristorazione. È chiaro che la ristorazione è stata un po' il driver, se vogliamo, per l'aperitivo nel mondo del vino. Però se vediamo anche il contesto complessivo, sempre di più il mondo dell'aperitivo si è spostato, ma l'immagine del prodotto più vicino all'aperitivo, nei bar, nei wine bar, nei cocktail bar, non è il vino, ma è più il mondo degli alcolici, il mondo degli spiriti, quindi vediamo le vodka piuttosto che altri prodotti, anche dopo se vogliamo l'aperitivo. Quindi il vino ha un po', diciamo, perso, secondo me, ha perso un po' l'opportunità di inserirsi con un'identità molto ben definita e molto chiara. Anche questo in parte per colpa di noi produttori, che abbiamo sempre in qualche modo forse un po' snobbato quel momento. Abbiamo pensato che il driver del mondo dell'aperitivo fosse sempre demandato molto al mondo della ristorazione, cosa che sinceramente è stata fatta e anche con degli ottimi risultati. Ma oggi più che mai, in virtù del fatto che i consumi si sono spostati, si spostano sempre di più, i momenti di consumo si stanno concentrando, il ristorante secondo me è sempre comunque un luogo estremamente importante dove è giusto fare il massimo per sostenere il prodotto vino e per abbinarlo in maniera corretta anche nell'ambito dell'aperitivo. Però ci sono altri momenti che sono momenti trendy molto dove sempre di più ci sono un numero di consumatori attenti anche a questa bevanda che vanno in qualche modo raggiunti con un'identità ben precisa. Il vino forse è rimasto un po' fermo dal mio punto di vista. Io vedo il vino come un signore che, non so, che ha iniziato il suo percorso sociale pensando di essere sempre comunque presente a delle cene, quindi ha avuto sempre un abito di un certo tipo e via dicendo. Però oggi questo signore si trova a dover comunque avere una cena, magari poi anche un dopo cena, avere un aperitivo, avere un lunch a pranzo o qualche altra cosa, e quindi deve cambiare immagine, deve cambiare linguaggio, deve cambiare modo con cui si va a proporre al consumatore. Quindi io credo che sotto il profilo organolettico non ci sono problemi, il vino è un prodotto straordinario, un prodotto che si sposa bene assolutamente anche al momento dell'aperitivo, non sta mai a dirlo, ma è una storia millenaria che prova quello che sto dicendo. Forse il vino si è un po' ingessato sotto gli altri aspetti del marketing mix, che sono in qualche modo l'immagine che vuole comunicare, la trendiness che è molto importante, perché nel momento in cui tu ti avvicini al momento dell'aperitivo devi avere un linguaggio più morbido, devi in qualche modo saper coniugare col tuo consumatore in maniera più free, più libera, più aperta. La parte distributiva, la parte di posizionamento di prezzo, oltre che un posizionamento di concept.
E su questi tre aspetti, dando per scontato che il vino di per sé ha sicuramente le caratteristiche giuste per l'aperitivo, abbiamo cercato di lavorare sul resto, diciamo, delle leve del marketing mix, quindi di fatto sulla distribuzione. Quindi abbiamo creato per esempio una squadra di 7 persone che vanno, abbiamo mappato su tutto il territorio nazionale tutti i punti in cui si fanno degli aperitivi importanti, quindi sono i cocktail bar, i locali di tendenza, i locali che in qualche modo hanno modificato i loro stili di consumo, di proposta al consumatore, e quindi permettono al vino di poter avere un momento di consumo importante. E quindi abbiamo creato delle persone specializzate che non parlano solo di vino ma parlano anche di marketing, perché il momento dell'aperitivo non è solo vino, non è solamente prodotto, ma è anche prodotto e socializzazione, capacità di dialogare col consumatore in maniera diversa. E quindi bisogna interpretare anche questi momenti, e un'azienda deve saper lavorare anche in un'ottica di consumer marketing, facendo eventi, manifestazioni, iniziative. È ovviamente un lavoro molto complesso, dove a priori si pensa sempre che il mondo dell'aperitivo o del cocktail bar e via dicendo è più un mondo dove il vino non ha ancora una certa identità ben specifica, se non nel mondo della ristorazione. Però sempre di più oggi bisogna saper cogliere queste opportunità, e io credo che lavorando nella maniera giusta si possa fare un ottimo lavoro. Noi ci stiamo scommettendo su questo. I risultati sono anche incoraggianti, devo dire la verità. Io poi sono anche diciamo aiutato tra virgolette dal fatto che il gruppo Duca di Salparuta appartiene a Ilva di Saronno. Ilva di Saronno è un mondo, diciamo, dove bene o male è abituato a lavorare in un'ottica, diciamo, un pochino anche più aperta rispetto al mondo classico del vino, che ha determinati stereotipi abbastanza precisi. E quindi questo per certi aspetti è anche una fortuna, perché ti apre in qualche modo anche la visione, ti apre gli orizzonti, cerchi anche di vedere le cose da un altro punto di vista. Oggi specialmente nel momento di crisi bisogna anche cercare di capire quali sono gli aspetti che bisogna modificare per poter cogliere dei momenti di consumo che sono importanti, anche a fronte di altri momenti di consumo che non tornano. Quindi è un'opportunità sicuramente. Riassumendo, bisogna lavorare sul prodotto, secondo me non ci sono problemi, perché le aziende italiane sono assolutamente tutte in grado di poter cogliere al meglio queste opportunità. Mi sembra più un problema di carattere distributivo e di approccio di marketing. Grazie. E in tema di prodotto vorrei sentire da Pierluigi Cucchi, che è a contatto con giovani che si avvicinano all'attività e alla professione di barista, di ristoratore. Qual è un po', cioè, voglio dire, il vino richiede anche un approccio culturale abbastanza forte, perché è molto più, voglio dire, più ricco di sfumature. Vorrei sapere dal punto di vista suo di formatore, qual è il percepito, qual è il vissuto del vino da parte dei giovani, e che cosa, e anche di chi fa questa professione peraltro. Buonasera. In effetti noi ci interessiamo di operatori che stanno dietro al banco, e quindi la nostra primaria missione è quella di formare, dare delle conoscenze, quindi sviluppare in loro una cultura e una tecnica di lavoro, quindi come elaborare